riprendiamo il discorso da quello che avevamo discusso insieme lunedì. Stiamo parlando ovviamente del sistema internazionale di misura, ricordiamoci che la nostra traccia è che una misura si esprime secondo uno schema di questo genere qui, sempre se vuole essere una misura, e cioè con un numero che abbiamo volutamente evidenziato con questa sovralineatura, vedremo, è un numero che viene da una lettura statistica dei dati, quindi da una lettura di quello che è il risultato dello strumento opportunamente valutato statisticamente. Da una incertezza che è la qualità della misura. E prima scelta da un sistema di unità di misura che nel caso specifico nostro e di virgolette tutto il mondo occidentale o tutto il mondo che ha sottofirmato gli accordi del WTO, World Trade Organization, una sigla che spesso sentite dire, è l'organizzazione mondiale che regola il commercio mondiale. Per regolare il commercio una delle basi è come misuriamo le merci, giusto? Se ci ragionate un momento, certi discorsi che voi fate in automatico nella vostra vita quotidiana sono dei discorsi che sono stati nel tempo codificati. Cioè, quando voi andate dal salumiere a comprare un etto di prosciutto, la prima regola che dovreste sapere, che dovrebbe essere applicata, è che la merce si paga a peso netto. Quindi, quando il salumiere poggia la carta oleata sulla bilancia, dovrebbe fare la tara, giusto? Perché altrimenti vi fa pagare la carta oleata allo stesso prezzo del prosciutto, perché la transazione commerciale che avviene qual è? Una transazione basata su che cosa? Sulla massa che è stata misurata, virgolette il peso, attenzione, è la massa che bisogna misurare. Ricordatevi sempre che alcune delle leggi fondamentali della fisica devono essere sempre rispettate, quindi la massa si conserva, l'energia si conserva. Quindi che cosa avviene nel momento in cui voi andate a comprare e fate una transazione commerciale? Avete scelto la merce, cioè avete scelto il prosciutto, poi avete, virgolette, un'informazione sulla qualità, perché può essere il San Daniele, può essere Parma o può essere qualcosa che non è definito, che cambia il prezzo, perché è un attributo della qualità della merce. La transazione avviene sulla quantità. Un etto di prosciutto, giusto? Bene, nella transazione e quindi nell'etto di prosciutto, fatto salvo
il discorso se o no avviene a peso netto, c'è l'unità di misura, i 100 grammi che, virgolette, sono un sottomultiplo dell'unità fondamentale chilogrammi. Quindi dietro qualsiasi transazione commerciale ci deve essere l'accordo su come io determino la quantità di merce, non la qualità, attenzione, la quantità. E quindi dietro i WTO, o meglio, gli stati che hanno firmato questo accordo internazionale, hanno anche firmato un accordo nella quale hanno adottato nel loro sistema di regole, perché le leggi sono un sistema di regole, giusto? Un sistema di unità di misura, che è il sistema di unità di misura SI, che, virgolette, dovremmo conoscere, e che in particolare gli ingegneri con continuità applicano nei loro calcoli, perché tutte le grandezze fisiche sono espresse secondo lo schema che sta alla base del sistema internazionale di unità di misura, che abbiamo visto essere frutto di una decisione che ci potrebbe far sorridere, ma è stato un evento che ha cambiato il mondo, la rivoluzione francese. Da quel momento si è passato, come si dice anche quando vi fanno studiare la storia, da una fase a un'altra fase, si è passato all'era, virgolette, moderna, cioè non più un prevalere di qualcuno. Il re non è il campione assoluto, il dito di Enrico VIII non è l'unità di misura che si adotta, si deve adottare un'unità di misura della lunghezza che sia universale, indipendente da una scelta singola, e sia riconducibile e riproducibile dovunque. Quindi tutti, vedete l'affermazione illuminista forte, l'universalità dei diritti e ovviamente la descrizione dell'universo. Quindi da quella situazione, o meglio dal sistema metrico decimale che la rivoluzione francese impone, razionalizzando il sistema, perché alla fine si deve passare da un sistema feudale, da un sistema in cui il re, la nobiltà e il clero detenevano alcuni poteri, fra cui il potere della misura, ha un sistema invece che fornisce a tutti in maniera universale un criterio di misura. È una rivoluzione che ancora oggi si propaga e che ormai ha condizionato sia il commercio sia ovviamente lo sviluppo di qualsiasi tecnologia. Ed è stato lungo il cammino, lungo, lunghissimo se ci pensate, con una serie di problemi che ancora oggi esistono, perché se voi andate in alcuni paesi anglosassoni, d'accordo, in particolare l'Inghilterra, su molte cose loro continuano a usare unità di misura non riconosciute, nonostante abbiano dovuto per forza di cose aderire al sistema internazionale. Chiaro? Quindi vi scontrate contro una serie di difficoltà che certe volte fanno sorridere, certe altre indubbiamente creano problemi, a cominciare dalle miglia, a cominciare dalle unità di misura della temperatura, che sono quelle che più vi danno fastidio, perché noi non riusciamo proprio a percepire questa unità Fahrenheit, di cui poi discuteremo insieme, che è un'unità derivata da una certa, da un certo filologico, ma che ormai è stato completamente sostituito dal grado. Okay. Torniamo allora
come vedete il sistema internazionale, l'altra volta per provocazione vi ho detto andiamo a vedere Wikipedia. Se voi andate a vedere Wikipedia, molte delle cose che stanno scritte sono delle virgolette fregnacce, beh, molto più elegante di quell'altro termine che uso. Allora, tanto è lo stesso, quindi non cambia niente. Bene, allora, il sistema è un sistema che si basa su una sequenza. Lunghezza, massa, tempo, temperatura termodinamica, ampere e fino ad arrivare a 7 grandezze fondamentali che sono le 7 grandezze fisiche con le quali, o meglio, da una combinazione delle quali è possibile esprimere qualsiasi grandezza fisica. Giusto? Se ci pensate, è il frutto di una organizzazione che vi aiuta moltissimo. Ok? Gli ingegneri, una delle cose che fanno è l'analisi dimensionale, cioè l'espressione di qualsiasi grandezza per il tramite delle 7 grandezze fondamentali. Giusto? Queste 7 grandezze fondamentali, che, attenzione, sembra una cosa ridicola, ed è una delle cose che più appare forte, specialmente a noi che siamo cultori di questa materia, è il non rispetto di questa sequenza. Cioè le unità sono in ordine alfabetico, ed è una cosa che fa gridare chi è metropolo. Ok? Le unità devono essere espresse secondo questo ordine, perché dietro quest'ordine c'è anche una virgolette storia e anche una virgolette evoluzione delle conoscenze della fisica, che hanno avuto nel tempo una serie di affermazioni, se così si può dire, o meglio, se voi ci pensate, c'è uno stretto legame fra l'organizzazione della società e le conoscenze tecnologiche. Chiaro? Fino al 1789, se ci pensate, i commerci erano estremamente delimitati a fatti locali e il commercio si basava sull'esigenza di misurare la lunghezza, perché la lunghezza era, virgolette, la definizione dimensionale, la lunghezza al quadrato era la definizione delle superfici e quindi dei, virgolette, valori agrimensori, e cioè delle proprietà terriere, quindi L quadro e poi L cubo il volume. E quando vi hanno tartassato, senza darvi sicuramente, perché non è che è cambiato molto il modo di farvi studiare certe materie che sono all'apparenza estremamente aride, ok, anzi, anche se ci registro, sono pallose, ok, diventano invece interessanti quando voi ragionate che tutta la geometria dimensionale delle aree è collegata a che cosa? A quale fortissima esigenza? Quella di stabilire le proprietà, l'estensione delle proprietà. Quindi tutte quelle cose che vi hanno cercato di inculcare o vi hanno insegnato anche mnemonicamente, poi alla fine non è che erano delle follie di persone tipo Eulero o altri che erano dei pazzi scatenati, erano persone che, scienziati al servizio del sistema, che cercavano di razionalizzare il sistema e trovavano formule per trovare delle soluzioni.
la geometria dimensionale, quella sferica che alla fine dei liceo o degli istituti tecnici vi hanno propinato e che era una cosa tremenda, è vero? Che qualcuno non la capiva proprio, sì, oppure la trigonometria, no? Un'altra cosa. Mi veniva di dire queste sono come Olero che per andare a dormire, per addormentarsi, contava i numeri primi invece delle pecore e quindi era proprio pazzo completo. Vabbè, però poi i numeri primi sono serviti, i numeri primi servono in tutte le combinazioni dei nostri pin, la sequenza dei numeri primi. Comunque, tornando a noi, quelle formule di geometria piana o di geometria sferica non è che sono frutto di una follia, sono frutto di un'esigenza. Perché L quadro è il problema dimensionale e L cubo è il problema dei volumi, e molte delle merci si vendono a volume, chiaro? Se ragionate su alcune merci che si vendono e si continuano a vendere a volume, vi cominciate a rendere conto che forse alcune delle formule che vi hanno trasmesso e che servono anche a livello di ingegneria, poi vedremo, sono connesse al fatto che bisognava trovare un modo per scambiare l'olio, il vino. Gli aridi, che cosa sono gli aridi? Gli aridi, bravo. Allora, se andate, voi che siete di questa terra, nella terra di provenienza di San Benedetto, cioè a Norcia, giusto? Fuori del Duomo di Norcia, a fianco, c'è una loggia dei mercanti e ci sono 5 volumi per la determinazione delle unità di misura delle lenticchie, dei fagioli e di tutti gli aridi. E cioè c'erano dei volumi a disposizione delle eventuali transazioni, in modo tale che, siccome poi bisognava metterlo nel sacco, prima di riempire il sacco, invece di pesarlo perché era complicato e perché non c'erano bilance di quella portata, si riempivano questi volumi o a raso o a colmo, e quella era l'unità di misura dello scambio. Quindi vedete che la primogenitura della L, pensate che nelle riunioni internazionali dei metrologi parlano prima le lunghezze, poi le masse, poi gli studi del tempo, e non sia mai si fa un ordine inverso. Vabbè, sto scherzando, ma fa parte di questo discorso. E le masse sono conseguenza della seconda transazione, che invece di poter essere fatta tramite i volumi avviene tramite il peso, e cioè il prodotto della massa per l'accelerazione di gravità. Allora facciamo due cose che devono, diciamo, diminuire la tensione. Primo problema: in molti dei pub dove andate cominciate a vedere, perché è un obbligo europeo, di nuovo i calici per la mescita con una tacca metrica. L'Europa, fra i 10 strumenti di misura che codifica per quanto riguarda il commercio al dettaglio, impone che la vendita dei fluidi alla mescita avvenga con la garanzia di questa tacca metrica, cioè che è quella che vi dice quanto vino, quanta birra avete avuto a disposizione nel corso. E questa cosa dall'anno prossimo è obbligatoria, compresa una seconda e terza tacca
di incertezze. Ok? Quella è la garanzia di che cosa? Del fatto che quando voi comprate, comprate la merce. E avete stabilito la quantità. Poi c'è che vino vuoi? Vuoi il DOC, vuoi il DOC GG, vuoi il Tavernello, l'hanno fatto anche Frizzante. Ok, penso quindi. Ma se ci ragionate, io devo garantire colui che non conosce assolutamente, non è detto che è un ingegnere e che compra dal fatto che quello una volta ci mette tanto, una volta ci mette metà. L'unità di misura è non più a calice, perché non deve essere a calice, altrimenti il commerciante tende per definizione a favorire se stesso, ma deve essere un qualche cosa di cui io ho un riscontro, compresa l'incertezza. Chiaro? Adesso sono diventati dei soprammobili, ma nelle osterie di tanti anni fa c'era delle bottiglie di questo stile con un bollo a garanzia del fatto che erano il litro, il quarto di litro, il mezzo litro. La norma europea, che spero alla fine di questo corso sappiate leggere e spiegare, invece impone una tassa di riferimento. Se vi volete divertire, uno dei problemi grossi è non sul vino, ma su due fluidi che sono tremendi, che sono la birra e il latte. Perché? Fate muovere i vostri cervelli. La birra è quella proprio tremenda. Fa la schiuma. Fa la schiuma. Il riferimento transattivo dov'è? Anche il latte ha questo problema. Anche il latte ha questo problema, e sempre perché se siete, come noi speriamo di formarvi, ingegneri, queste cose le dovete saper descrivere e comprendere. Vi ricordate sicuramente, anche se siete giovani, che c'è stato un momento in cui la politica ha cavalcato il concetto di filiera corta, e cioè che bisognava favorire il mercato accorciando le intermediazioni e anche i discorsi connessi al trasporto. Ed è un fatto vero, perché è chiaro che se voi producete la merce e la vendete senza intermediari, che ovviamente ci mettono sempre il loro guadagno, e senza il trasporto, che ha un costo indiretto, che è l'inquinamento, perché avviene su gomma nella maggior parte dei casi. Una delle cose che mi ha fatto pensare un paio di volte è vedere giù nello stabilimento balneare di Sorrento che frequento che si vende latte ucraino, ma questo latte per arrivare ha fatto 2000 chilometri su un titolo. Pensate ai costi indiretti e quante variazioni termiche durante il trasporto ha subito. Una cosa pazzesca. E ancora questo latte è vantaggioso rispetto al latte italiano, ma è probabile che sia una schifezza. Se no non si quadrano i conti. È probabile che quel latte, dal punto di vista della qualità, non ha nessuna garanzia. Però questo è il mercato.
sono quelle regole incredibili. Allora, nella filiera corta del latte c'è stato un momento in cui si è detto i supermercati devono mettere a disposizione, oltre al latte normalmente distribuito, il latte fresco. Non vi dico che casino è successo, perché era solo un modello teorico il fatto che il latte fresco venisse, virgolette, portato, tenuto a temperatura e poi venduto con filiera corta. All'apparenza questo è un vantaggio. Dove sono successi i casini nei Natale? Uno, nel primo problema. Quando si cresceva il latte, bisognava poi fare la transazione a volume. Se si fa a volume è un casino, devi aspettare che la schiuma del latte se ne va. Un certo professore Vico gli ha suggerito di farlo a massa, non sono state assentite, si sono ingaboniti, sono andati sul volume, ci sono state infinite contestazioni. Secondo problema, che è un altro problema che sta cominciando sempre più a diventare, e lo sentite, quando il latte viene, virgolette, distribuito, c'è un problema igienico, nel senso che il latte è come il brodo primordiale, il luogo dove si sviluppano tutti i possibili, virgolette, batteri. Di conseguenza, questi distributori di latte nei supermercati sono scomparsi perché c'è stata una serie di problemi di tipo alimentare, cioè la gente prendeva questa filiera corta e poi si sentiva male perché purtroppo il latte aveva dato inizio alla fermentazione e su quello poi non c'era. Sulla filiera corta ancora ci sta nei supermercati la vendita di che cosa? Non di alimenti, ma di saponi liquidi. Quella è l'unica filiera corta che ancora resiste e vantaggiosissima, cioè siccome in pratica il sapone liquido è sempre lo stesso e nella distribuzione la qualità è solo garantita da aggiunte, virgolette, poi vantate nella pubblicità, che sono profumazioni, ma la sostanza del sapone è sempre la stessa, risulta vantaggioso per chi vuole stare attento a queste cose comprare in pratica a prezzi scontati, perché questi prezzi non prevedono riscatolamento, non prevedono i prezzi, tutti i prezzi della pubblicità, eccetera. Quello è rimasto. Va, chiusura per capire. Allora, lunghezza, massa, tempo, l'accordo sul tempo oggi l'abbiamo ovviamente sconfessato fra di noi, la mattina prima delle 9:15 nessuno di noi sta qua dentro, però sapete dall'altro lato l'importanza del governo del tempo assoluto, perché questo governo del tempo assoluto è quello che va a regolare poi in tutti i contratti alcune situazioni. Poi, e questo è fino a 1820-1830, cioè quando Napoleone e i suoi generali arrivavano, conquistavano i regni, imponevano sistema metrico decimale con assolutezza. Togliete tutto il vecchio, il nuovo è il metro, il chilogrammo e il secondo. Ok? La scuola da cui io vengo, che è la scuola di Ponti, istituita da Gioacchino Murat, è conseguenza del famoso decennio francese in cui il regno di Napoli ruppe tutti i suoi rapporti con il passato e adottò un sistema metrico decimale su cui si facevano i calcoli nell'ingegneria della scuola di Ponti. Allora, dopo che cosa succede se ci ragionate? Dalla descrizione della fisica
che, virgolette, ci dava la meccanica, si passa alla rivoluzione industriale, alla trasformabilità dell'energia. E cioè c'è necessità di introdurre l'unità di misura della grandezza temperatura. Grado Kelvin. Non vi dico che cosa c'era. In contemporanea a questo, la rivoluzione industriale mette a disposizione anche l'altra grande modifica, che è quella di poter distribuire l'energia, cioè l'elettricità, e quindi l'ampere. E tutto questo, come vedete, ha un suo continuo. Allora, ritornando a noi, quando noi parliamo di una misura, diamo per scontato che la esprimiamo grandezza per grandezza. Attenzione, c'è un'affermazione. Io posso paragonare dati fisici omogenei. Chiaro? Quindi stiamo parlando di lunghezze, stiamo parlando di masse, stiamo parlando di temperature, stiamo parlando di potenza, stiamo parlando di energia. La misura è, virgolette, capitolo per capitolo, grandezza per grandezza. Chiaro? Non possiamo assolutamente pensare di misurare patate e agli insieme. La transazione commerciale avviene comprando le patate, comprando gli agli, comprando le cipolle, perché altrimenti stiamo facendo confusione. Chiaro? Ci vuole un'omogeneità per poter poi applicare per le singole grandezze le leggi della fisica che regolano e ci danno la possibilità di effettuare la misura, perché una delle cose che vi ho detto, attenzione, una misura è sempre conseguenza di che cosa? Di uno strumento di misura che altro non fa che rendere disponibile il risultato di un'operazione fisica. Chiaro? Se ci ragionate con strumenti che voi usate continuamente, quegli strumenti di misura sono la particolarizzazione di un modello fisico che vi permette poi di dire vale tanto. Chiaro? E poi di esprimerla secondo questa sequenza. Quindi, prima situazione che poi scompare è come e con quali unità misuriamo. Subito dopo, quindi una volta stabilito questa organizzazione, le sette grandezze fondamentali e tutte le altre, poi c'è una criteriologia che è il campione di misura. Cioè, quando io dico io misuro la lunghezza in metri, poi devo avere il campione del metro. Che cos'è il campione di quella grandezza? È la migliore realizzazione tecnologica disponibile, che diventa il campione. Abbiamo fatto l'esempio, ma ci siamo abituati. Chi è il campione a Napoli? Maradona, non ci sono dubbi, la numero 10 viene tolta da mezzo perché non c'è nessuno che raggiunge Maradona. Chiaro? Quindi il concetto di campione, qualcosa di supremo, il massimo che si può esprimere in quel settore. Poi fuori dal campo era un omaccio schifoso, ma nel campo era il massimo. Allora, è chiaro che l'adozione del sistema internazionale poi e l'organizzazione comporta per ciascuno Stato in un sistema di relazioni internazionali la determinazione dei campioni e il confronto fra i campioni. Cioè esiste una vera e propria organizzazione nella quale al vertice ci sono i campioni di tutti le unità di misura. Quindi se voi andate, ovviamente
secondo il vostro ormai metodo di interrogare internet, campioni di lunghezza, esce la definizione del metro e quali sono i campioni, virgolette, internazionali o nazionali di ciascuno Stato. Cioè ciascuno Stato, tramite, quindi stanno i campioni, qua ci sono gli istituti di metrologia primaria, IMP, sono quegli istituti che detengono i campioni di misura, grandezza per grandezza. Chiaro? Quindi hanno il ruolo di detenere questo campione e di renderlo disponibile tramite una terza categoria che sono i laboratori di taratura, che sarebbero quei laboratori che fanno da ponte fra il campione e la diffusione del campione. Facciamo un esempio per capirci, perché poi ovviamente tutto questo ha dei risvolti che sembrano banali ma sono fondamentali. Ritorniamo all'esempio della vostra andata dal salumiere e volete comprare 100 grammi di prosciutto. Allora, fatto salvo il concetto che quello vi deve fare la tara, poi i 100 grammi che lui vi, virgolette, pesa sulla sua bilancia, sono davvero 100 grammi o lui ha operato qualcosa per darvi di meno o di più, tendenzialmente? Bene, questa operazione come viene garantita? Viene garantita da un sistema di verifiche delle masse, per cui la bilancia del salumiere o di qualunque esercizio commerciale ogni 2 anni viene verificata con una mesiera campione. Ci sono tanti pesi, l'avete sicuramente visto. E cioè c'è un ufficiale metrico che prende la bilancia, ci mette un peso di cui conosce il valore e confronta il valore noto del peso rispetto al valore che si legge sul quadrato. Chiaro? Quindi c'è una verifica. Ovviamente, attenzione, queste verifiche sono estremamente poco diffuse lì dove la merce non ha valore. Lì dove la merce ha un estremo valore in funzione della sua massa, vedi gioiellieri, e forse in alcune situazioni questi maledetti compro oro che aprono e chiudono e che sulle quali praticamente altro non c'è che un acquisto di un metallo sulla base della povertà diffusa. Allora, sul compro oro bisognerebbe, lo fanno alcune volte, non lo fanno, almeno garantire, attenzione, io vi auguro di non averne bisogno, meglio non lo fate. Ma nel pesare un gioiello, viste le forme particolari e visto l'influenza che su gioiello mediamente, perché ciascuno di noi può andare a impegnare, stiamo parlando di grammi, su questi livelli e sulla lavorazione che dà luogo a una certa forma, il modo di poggiare il gioiello sulla bilancia dà luogo a un risultato diverso. Io che sono un esperto di combattimento contro le diete, vi consiglio di non pesarvi mai a Catania e zone vicino all'Etna. Perché? Perché se voi andate a fare una mappa isogravimetrica dell'Italia,
il vulcano Etna è il luogo intorno al quale c'è un'accelerazione di gravità che è per un centesimo superiore agli altri luoghi a livello del mare, perché attenzione, noi dobbiamo misurare la massa, nella realtà, nella bilancia misuriamo la massa per l'accelerazione di gravità, giusto? L'accelerazione di gravità è un numero che, virgolette, andrebbe in qualche maniera misurato ed è funzione di due cose, fondamentalmente della densità del nostro pianeta e della distanza dal centro del luogo dove noi andiamo a misurare. Allora, la fortissima concentrazione di metalli pesanti che è nel vulcano Etna fa sì che a Catania sono tutti più grassi, perché invece di 9,81 e certi numeri vale 9,81 e 9, quasi 9,82. Quindi se voi andate a pesare, quegli sforzi enormi che fate, state nudi, cercate di trattenere il fiato, eccetera, eccetera, alla fine vengono vanificati. Allora uno dei trucchi è per esempio andare a ridisondoli e pesarsi a ridisondoli, perché l'accelerazione di gravità è funzione della distanza, da 1100 metri qualche cosina recuperate, però le posso dire che io e lei, pur se andiamo a Rivisondo, ci sta niente da fare, dobbiamo andare a Cuba a piedi forse, è una battaglia persa. E poi queste bene, i grassi sono più simpatici. Allora torniamo a noi. Che cosa? Applauso perché i grassi sono più simpatici. Applaudono solo i grassi, i secchi. Oh, bravo, allora, torniamo a questo discorso. C'è questa situazione, questa garanzia che è conseguenza della prima scelta. Il campione. Bene. Il campione ovviamente è, vista l'internazionalità, deve essere, secondo l'affermazione illuminista, uguale dovunque, riproducibile dovunque. Quindi gli istituti meteorologici primari sono quelli che hanno i campioni delle unità alla massima tecnologia, virgolette, possibile. Quindi diventano i campioni. Poi c'è una gerarchia di campioni. Perché? E qui per cortesia è una banalità, però è tutto qui il ragionamento. Che poi ci accompagna. Se l'incertezza I è un dato che deve essere fornito per capire quanto è affidabile la mia misura, ma l'incertezza di chi è l'X vero meno X misurato. Qualcuno lo chiama errore di misura. Nella realtà il concetto di errore è stato escluso, perché vedremo, il concetto di errore è una affermazione in cui è certo che non si riesce mai ad avere una coincidenza tra il vero e il misurato. Questo invece deve essere lasciato nell'alea del fatto che io, anche nel realizzare il campione, ho un limite che è la tecnologia. Questo è un fatto ingegneristico. Sempre l'ingegnere, rispetto al fisico, ha
il problema di conoscere il modello e poi scegliere la situazione, la soluzione pratica che, rispettando i vincoli del modello, fa sì che poi alla fine lo realizzate. Detto in termini proprio banali, quando voi costruite una palazzina e fate i calcoli della struttura di una palazzina di 3-4 piani, ok, tenete conto della accelerazione centripeta connessa al fatto che la Terra ruota? No, sapete che esiste questo fenomeno, è, virgolette, dalle vostre valutazioni ingegneristiche ritenuto trascurabile o ininfluente sui vostri calcoli, e fate i calcoli. Quando andate a fare una struttura che ormai in molte situazioni un grattacielo raggiunge i 200-300 metri, dovete tener conto anche di quell'accelerazione, così come dovete tener conto del vento, così come dovete tener conto di una serie di condizioni di elasticità che nel semplice calcolo di 4 piani avete volutamente, da ingegneri, trascurato, dove la parola da ingegneri è: ho fatto un'analisi dimensionale e alcune cose le reputo ininfluenti su quello che poi alla fine io devo realizzare, altrimenti uscite pazzi. Allora, o meglio, fate i fisici. Allora, se l'incertezza è valore vero meno valore misurato, io, poiché non detengo il valore vero, a meno che non vado in altre scienze, cioè vado in teologia, per cui chiamo a Papa Francesco, mi scuso, ma quando è oggi la temperatura? Lui mi dice, guarda, io indiscutibilmente mi adeguo. Ma altrimenti il valore vero, per un principio che si chiama principio di indeterminazione di Heisenberg, è immisurabile, perché nel momento stesso in cui voi andate a misurare la grandezza, modificate il valore della grandezza. O, in termini molto più comprensibili, se io devo misurare la temperatura del corpo umano e, virgolette, sto in campagna, non riesco a trovare un termometro, c'è solo il termometro vaginale delle mucche, che è una bestia così, ho voglia di mettermi questa bestia così qua sotto, quello non sente nulla, perché nello scambio termico fra me e, virgolette, il termometro vaginale, io non riesco a trasferire energia. Per, dice, allora perché il termometro, perché il termometro vaginale della mucca si deve infilare nella vagina della mucca? È chiaro? Allora, quando si dice l'incertezza o l'errore è il valore vero meno il valore misurato, se non si tiene conto di questo concetto di indeterminazione, si rimane fermi alla filosofia o alla teologia. Qual è l'operazione che sta dietro il principio di indeterminazione? Sta dietro l'affermazione che il campione di misura, essendo la migliore realizzazione disponibile al momento, diventa il ritenuto vero. Allora, io in qualsiasi campo della metrologia sto, ho
tramite gli istituti meteorologici primari la disponibilità della migliore realizzazione che in quel momento la mia tecnologia mi mette a disposizione. E quindi ho un valore che è il campione, e cioè quello che io ritengo. Bene, meglio di questo non si può fare. È chiaro, ecco perché da metrologo apprezzo il concetto del 10 che non viene dato, perché non c'è possibilità di ritrovare una persona uguale, un calciatore uguale. Chiaro? È il massimo. Allora, il ritenuto vero, attenzione, vi apre non solo la situazione che vedete qui, che non è nient'altro che dire i campioni, gli istituti meteorologici che detengono e diffondono i campioni, i laboratori che, facendo riferimento agli istituti meteorologici, fanno la stessa cosa, fino a che non si arriva all'utilizzatore finale. Chiaro? E qui dentro, attenzione, nel ritenuto vero c'è un'affermazione fortissima. Che anche il campione è descritto e definito con una sua incertezza. Con la tecnologia che ho a disposizione io riesco a fare questo campione che, virgolette, è il massimo che io riesco a fare. Più di questo non posso. Questo mi apre, uno, la possibilità in futuro di migliorarlo, ed è il lavoro che fanno gli istituti confrontandosi fra di loro, e dall'altro lato la possibilità di diffonderlo. Perché? Perché ovviamente le famose pesiere che controllano il salumiere o il venditore di patate, che sono comunque delle operazioni costose, sono incerte, o meglio, hanno un'incertezza inferiore alle pesiere che servono per gli orafi. Cioè, non è che io vado a prendere il campione per controllare chi vende le patate. Sarebbe una follia, perché indubbiamente il contenuto della transazione commerciale deve essere a più o meno 10 grammi, va? Chi se ne sta prima? Se poi pensate a tutto quello che c'è intorno e l'incertezza della transazione, perché ovviamente, a parte come ve lo pesa, c'è il problema connesso alla qualità delle patate, che diventa molto più importante. Sapete bene che purtroppo in quelle che sono situazioni molto attuali il pericolo di avere delle patate che sono state coltivate lungo alcune situazioni tremende della terra dei fuochi o similari è uno dei pericoli tremendi che sta minando alcune situazioni. Chiaro, quindi nell'agroalimentare, che è un mercato estremamente complesso, poi c'è il problema, ma questa patata, questo zucchino, questa melanzana, dove è cresciuta e che cosa? Essendo una spugna, perché se ci pensate proprio si vede, no? In particolare zucchini, melanzane, eccetera, sono delle spugne che se le radici stanno in un luogo in cui ci sono metalli pesanti, se li prendono. È una vecchia situazione che si è verificata nella zona di Latina quando si usavano alcuni anticrittogamici chimici, le molecole di questi additivi erano assorbite dagli zucchini, dalle melanzane, eccetera, eccetera, e avevano uno strano difetto, cioè il calibro di queste molecole era uguale al calibro della prostata maschile.
Quindi questo metallo si andava a infilare e rendeva come gli orecchioni, non coeunti ma generandi. Per cui lui dice: io mangio sacchi di zucchini, quasi afrodisio, invece non andava più. È un fatto sicuro. C'è stato un decennio in cui coloro che mangiavano queste cose avevano questi problemi. Poi si è scoperto, ovviamente, meno male che non c'era ancora il famoso, la prova del DNA, altrimenti sarebbe successo dello scoprire quali erano le paternità. Va bene, allora andiamo avanti. Allora, che? Pausa. Ehi! Sono così pedante, io posso pure parlare. Ci fermiamo subito, un attimo solo. Però 5 minuti, eh? Non... Allora, attenzione, ritenuto vero, misurato. Incertezza. Significa il campione che, attenzione, non è detto che deve essere il campione primario. In alcune situazioni, in moltissime situazioni ingegneristiche, voi potete scegliere di avere un'informazione sull'affidabilità della vostra misura indipendentemente dalla disponibilità del campione. Faccio un solo esempio e poi mi fermo. Così, se io ho un misuratore di temperatura e ho dei dubbi sul funzionamento di questo misuratore e non voglio mandarlo a tarare al laboratorio di misure industriali che si prende 1500 euro per fare la taratura, o ancora di più a Torino in cui se ne prendono 4000, ho delle possibilità. Sì, c'ho a disposizione una delle cose che la fisica tecnica in particolare vi descrive, e in particolare c'è il fatto che la miscela 2/3 e 1/3 di acqua distillata e deionizzata, quindi l'acqua che è anche disponibile spesso per la stiratura, se viene portato ad incipiente solidificazione, 2/3 di una grattachecca, va bene? 2/3 di ghiaccio e 1/3 di acqua, e a meno di incertezze dell'ordine dei centesimi di grado, 0 gradi. Quindi voi ci avete il vostro sensore, lo immergete nella grattachecca e il valore della temperatura di fusione è certamente 0 gradi, ok? Quindi quello è un valore che può essere un modo per avere un campione della grandezza temperatura. Il ragionamento è sempre lo stesso. Il mio ritenuto vero in una situazione in cui ho un dubbio su un sensore di temperatura lo realizzo con un'incertezza che si può stimare, basta leggere i libri di fisica tecnica, con una grattachecca nella quale inserisco il mio sensore. È il ritenuto vero, chiaro? Vabbè, facciamo un'interruzione.